come io da studente. Ero, diciamo, abbastanza efficiente, nel senso a me piaceva andare a fare il windsurf e quindi ero uno che, piuttosto che studiare regolarmente, continuamente, ero uno che cercava, alla fine finiva con studiare l'ultimo momento e poi mi chiudevo in camera e non uscivo dalla stanza finché non ero pronto per l'esame. Studiavo sempre insieme a un mio carissimo amico, col quale poi diciamo, è stato fondamentale per la crescita di King, perché lui era banker a Londra, ho vissuto a casa sua per un anno e mezzo, quindi all'università ho fatto delle amicizie importantissime ed è stata molto importante per il mio futuro anche in genere. Uscito dall'università inizialmente pensavo che quello che ho imparato è leggere il giornale finanziario, invece poi dopo nel tempo ho imparato che veramente ci sono delle basi che ti tornano utili quando poi fai le cose, perché ti aiutano a prendere delle decisioni o a capire come vanno le cose, quindi sicuramente sono stati anni molto importanti. Ho scelto economia perché volevo, diciamo, sapevo benissimo cosa non fare, che era medicina, che non mi interessava, mio padre era medico, però non sapevo esattamente che cosa fare. Allora economia mi ha dato un pochino l'opportunità di mantenere le scelte aperte per il futuro. E poi da economia ho fatto consulenza, esattamente per la stessa ragione, non sapevo esattamente che cosa fare, volevo mettermi in proprio a un certo punto, ma non sapevo con che cosa, e questo mi ha un'altra volta lasciato tutte le strade aperte prima di diciamo, decidere troppo presto su una specifica strada. E poi da lì una serie di coincidenze mi hanno portato a fare prima una società nel 99 di internet chiamata Spray, una startup che abbiamo venduto con circa 800 persone nel 2000 alla Lycos, e poi da lì sono, questo in Germania, poi da lì sono andato a Londra dove ho avuto un'offerta di lavorare presso una società di venture capital chiamata Benchmark, con un compito molto, diciamo, molto strano, cioè avevo un anno per trovare una nuova idea di business e loro mi avrebbero finanziato, ma senza l'obbligo di venire finanziati da loro. Quindi mi sono mosso a Londra con questa opportunità. Da lì ho fatto l'online dating, questo era nel 2002, e l'abbiamo venduta dopo quattro mesi, e lì feci un po' di soldi e lì poi con quei soldi cominciamo King. Io sono quello che ero prima, le cose che sono rimaste sono le stesse, mi piace avere delle opzioni che sono grandi, dove io posso avere, c'è un potenziale, ci deve essere un'opportunità. Seconda cosa, mi piace lavorare con persone che sono molto molto in gamba, questa è una cosa che mi motiva ogni giorno nel lavorare, cerco di lavorare con persone con le quali mi piace anche stare insieme, che è fondamentale, per cui ho creato la società, perché spesso quando tu lavori in un'altra società è difficile scegliere le persone con le quali lavorare. E terza cosa, sono curioso, cioè mi piace capire un secondo che cosa succede e vedere una cosa tira l'altra. Io sono un ottimista in genere nella vita e penso che è solamente una questione di tempo che prima o poi le opportunità avvengono, quindi se uno è curioso basta poi prendere queste opportunità. Nel tempo, lavorando e vivendo, colleziono due cose fondamentalmente. Una sono esperienze, la seconda è persone. Cioè tu collezioni nella vita una serie di persone che tu stimi con le quali tu vuoi stare insieme. Questo è fondamentale, perché una buona società viene creata non da idee, ma viene creata dalle persone. Quindi quando tu hai delle persone in gamba, cerca di collezionare persone e poi con questa, se la tua ispirazione è quella di creare qualcosa di nuovo, cerca di cominciare qualcosa di nuovo con le persone migliori che tu hai conosciuto, con le quali stai anche volentieri insieme e dove c'è un rapporto di fiducia.